Infatti, comprendo sempre più. Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari Jana Balaba Giribaratari Jaya Gopi Jana Balaba Giribaratari Yashoda Nandana Brada Jana Yashoda Nandana Braja Jararandana Yashoda Nandana Jamuna Tira
ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೆ ವಾಸುದೇವಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೆ ವಾಸುದೇವಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೆ ವಾಸುದೇವಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಾತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಾಕ್ಷುರ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza. Offro a lui i miei più rispettosi omaggi. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadi Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Sai che suona? La sveglia di chi suona? C'è anche un pulsante o va così nei secoli dei secoli? Ok, vabbè. Finirà prima o poi. Allora salutiamo tutti i devoti, gli amici presenti qui. Hare Krishna. E anche gli amici e i devoti che seguono da casa. Si può veramente, perché non è che dà soltanto fastidio a me, io penso che dia disturbi un po' tutto. Sì, sì, spegni, lo spegni. Non penso che l'unico modo per farlo smettere sia buttare. Ah, ok, ha finito. Ok. Va bene. Ok. Grazie per essere qui. Anche gli amici e i devoti che seguono da casa. E invitiamo tutti quanti a porre dei quesiti, perché è importante, no? Discutere insieme a riguardo della realtà spirituale. Solo così è possibile addirittura capire, comprendere meglio il posto dal quale veniamo e come tornarci anche. Allora, innanzitutto volevo chiedervi, dall'appuntamento precedente, c'è qualche domanda? Tutto chiaro? Allora, tutti i doti, Sari, la prossima volta, Tilak. Ok. Prova a prendere F5. F5. Ok. Allora, leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di Sua Divina Grazia, Bhai Charanaravinda, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Il secondo capitolo, intitolato Sintesi del contenuto della Bhagavad Gita. Leggiamo il verso numero 7, ne leggeremo soltanto la traduzione e poi continueremo a leggere la conferenza di Srila Prabhupada su questo verso. Una conferenza molto densa di contenuto, particolarmente oggi. La traduzione del verso è: ora sono confuso sul mio dovere e ho perso la calma a causa di una debolezza meschina. In questa condizione ti chiedo di dirmi chiaramente ciò che è meglio per me. Ora sono tuo discepolo e un'anima sottomessa a te. Istruiscimi, ti prego. Ricordiamo che qui è Arjuna che parla, e in questo momento veramente inizia la Bhagavad Gita. Perché Bhagavad Gita significa Krishna che dà istruzioni ad Arjuna, che fa la parte di tutti noi che siamo confusi e perplessi a riguardo del fine della vita e, no, le classiche domande esistenziali: chi sono, da dove vengo e dove sto andando. E il solo modo per poter avere delle risposte a riguardo di questi argomenti è porre domande, questo tipo di domande, a
Krishna o ad un suo rappresentante autentico. Ecco. E in questo momento Arjuna si rende conto che tutti i suoi metodi, che si basano su una piattaforma materiale, non gli servono a niente. Infatti in questo momento è confuso al riguardo del suo dovere, ha perso la calma, quindi è diventato ansioso e agitato a causa di una debolezza meschina, ed è confuso e quindi chiede a Krishna: per favore dimmi chiaramente ciò che è meglio per me. Ora sono tuo discepolo e un'anima sottomessa a te, istruiscimi, ti prego. Allora, cominciamo la lettura della conferenza di Prabhupada, o meglio, continuiamo. Quindi qui Arjuna dice: Karpania dosho pahatasva bhava. Io sono uno kshatriya. Aveva compreso questo. Io sono uno kshatriya, ma sto agendo in maniera sbagliata, perché mi sono rifiutato di combattere, mi sto rifiutando di combattere. Quindi Karpania dosha, sono un avaro. Avaro significa colui quale è avaro, è quella persona che possiede delle ricchezze da spendere, ma non le spende. Allora questa è chiamata avarizia, sto traducendo dall'inglese. Kripanata, Kripanata, ci sono due classi di uomini, Brahmana e Shudra. Brahmana e Shudra. Brahmana è colui quale non è avaro. Il Brahmana non è avaro. Il Brahmana ha ottenuto questa opportunità, il vantaggio, questo grande vantaggio di una forma di corpo umana che ha un valore di molti milioni di dollari, questa forma umana. Ma colui il quale non la usa, non la utilizza appropriatamente e semplicemente si guarda e dice: oh, quanto sono bello, è solo quello, allora è un avaro. Invece il brahmana è generoso. Etad viditva prayati sa brahmana. Prahlad Maharaj dice: durlabham manusham janma dhruvam martadam, nello Srimad Bhagavatam 761. Prahlad Maharaj, ricordiamo, è un piccolo bambino, 5 anni, puro devoto di Krishna. Sta predicando ai suoi compagni di classe. Era nato da una famiglia demoniaca, suo padre Hiranyakashipu, e i suoi compagni di classe anche appartenevano alla stessa categoria, demoni. Così Prahlad Maharaj dava loro dei consigli: miei cari fratelli, dobbiamo coltivare la coscienza di Krishna. Ma gli altri ragazzi cosa sanno a riguardo della coscienza di Krishna? Prahlad Maharaj è un'anima liberata fin dalla nascita. Allora i suoi compagni di classe gli rispondevano: cos'è questa coscienza di Krishna? Cos'è questa coscienza di Krishna? Gli dicevano i suoi compagni di classe. Non riuscivano a comprendere. Allora egli, Prahlad Maharaj, cercava di convincerli: durlabham manusham jamma tadapi adruvam artadam. Questo corpo umano è durlabham, ladvat su durlabham idam bahu sambhavante. Durlabham significa rara. Questa forma di vita corporea umana è molto rara, è una grande concessione fornita dalla natura materiale, ma le persone sono così sciocche, non sanno qual è il valore, non comprendono il valore di questa forma di vita umana. E allora cosa fanno questi sciocchi? Impegnano il proprio corpo per la gratificazione dei sensi, proprio come gatti e cani. Gli Shastra, quindi, gli Shastra sono le scritture vediche, ricordiamo, gli Shastra quindi dicono: no, questa forma corporea di vita umana non è
destinata alla degradazione, proprio come i maiali e i cani. Nayam deho de abajam riloke. Tutti hanno un corpo materiale, ma Nriloke, nella società umana, questo corpo, gli uomini, gli umani, non debbono sprecarlo. Nayam deho de abajam riloke kashtam kaman artati arhati vibujam ye. Questa forma di vita umana è sprecata semplicemente lavorando duramente in maniera innecessaria giorno e notte, perché cosa? In vista della gratificazione dei sensi. Questo è normalmente, questa è l'attività di maiali e cani. Anche i maiali e i cani fanno la stessa cosa tutto il giorno e tutta la notte, tutto il giorno e tutta la notte lavorano duramente semplicemente per la gratificazione dei sensi. Quindi nella società umana deve esserci un sistema di divisione. Questo sistema di divisione è chiamato Varna Ashram Dharma. Questa è la civiltà vedica. In realtà questa è chiamata Arya Samaja. Arya Samaja non significa diventare sciocchi e mascalzoni ed rinnegare l'esistenza di Dio. No, non è Arya Samaja quello. Quello sarebbe Anarya. Proprio come Krishna rimprovera Arjuna, Anarya giusta, tu stai parlando proprio come un Anarya. Ricordiamo Arya, ariano in italiano, no? L'ariano è colui il quale ha capito che lo scopo della vita è quello di tornare da Krishna, che mette al primo posto la realizzazione spirituale e poi tutto il resto, se c'è tempo, se no no. Anche perché sappiamo che nella realizzazione spirituale, nella vita spirituale, sono comprese anche le facilitazioni materiali, quindi ottenimenti materiali, viceversa no, in una perfetta vita materialistica non c'è nessun ottenimento spirituale. L'unica cosa che un materialista ottiene compiendo perfettamente i suoi doveri materiali all'interno del mondo materiale, l'unica cosa che ottiene è un nuovo corpo materiale dopo che avrà lasciato questo, e non è detto neanche che sia nella forma umana. Diversamente, colui il quale, cosa perde colui il quale si impegna nella realizzazione spirituale? Cosa perde? Cosa ha da perdere? Comunque arriva la morte e gli porta via tutto. Però cos'è che ha ottenuto la persona che si impegna? L'aria, l'ariano, cos'è che ottiene impegnando tutta la sua intelligenza, la sua forza, le sue qualità, le sue caratteristiche, tutta la sua vita per realizzarsi spiritualmente? Cosa ottiene? Ottiene, quando avrà completato la sua realizzazione spirituale, che non va mai persa, non è che lascia il corpo e ricomincia da zero, no, non è così. Krishna dice Neabhi Kramana Sosti, nella Bhagavad Gita dice in questo sforzo non c'è perdita né diminuzione, e anche un solo passo verso di me, cosa fa? Ti salva dalla paura più temibile. La paura più temibile, più che la morte, è prendere un nuovo corpo inferiore a quello umano, quella è la vera paura, perché per morire c'è poco da aver paura, morire dobbiamo morire, è l'unica cosa certa. Ma non è certo che tipo di corpo io prenderò. Se io invece mi impegno in coscienza di Krishna anche un solo passo in questa vita, la prossima vita Krishna assicura, fa una promessa, no? Dice non prenderai un corpo inferiore, fa la promessa, prenderai un corpo nuovamente umano e ripartirai esattamente da dove hai lasciato. Prabhupada nella spiegazione dice se uno ha fatto 1%, si è realizzato spiritualmente 1%, nella prossima vita riparte dal 2%. Non c'è perdita né diminuzione, eh? Importante questo, è interessante, veramente interessante. Allora l'aria è colui il quale si impegna in questo sforzo intelligente, no? Via Vasayatmika Buddhi
Buddhi Eke Ha, che ha un solo obiettivo, Eka, uno, un solo obiettivo, via Vasayatmika Buddhi, la realizzazione spirituale, fissa l'intelligenza su quell'obiettivo e non lascia che la sua intelligenza si disperda in una moltitudine di occupazioni, ora faccio questo, ora faccio quest'altro, aspetta, ora mi impegno in quest'altro, lavoro, società, politica, sport, vita sociale, questo e quest'altro, non lascia la persona aria, veramente intelligente, non lascia che la sua intelligenza si disperda come un fiume in una moltitudine di fiumiciattoli. No, non fa questo, si concentra, Eke ha Kuru Nandana, no? Dice Eka ha un solo obiettivo, tornare da Krishna, essere felice con Krishna eternamente. Allora, continuiamo. Quindi questo è l'aria. Aria samajha, significa, aria significa non agire come uno stupido, furfante mascalzone e negare l'esistenza di Dio, no. Allora, aria significa una persona cosciente di Krishna. Aria significa colui il quale sta avanzando nella coscienza di Krishna. Ricordiamo, coscienza significa consapevolezza, Krishna significa Dio, coscienza di Krishna significa consapevolezza di Dio, diventare consapevoli di Dio, eh? Questo significa coscienza di Krishna. Colui il quale sta avanzando in questa coscienza è un'aria, se no è un anaria, cioè uno sciocco che sta perdendo tempo, praticamente. Qui nella Bhagavad Gita Krishna dice ad Arjuna, lo sta rimproverando perché si sta rifiutando di combattere, Arjuna, perché non sa più qual è il suo dovere. Eppure Arjuna a questo punto, Hare Krishna, Arjuna qui a questo punto, ecco perché è così importante questo verso 2.7, ammette Karpanya Doshopa Hata Svabava, sì, sono un anaria, cioè sono uno sciocco. Sì, sono diventato un anaria perché mi sono rifiutato di compiere il mio dovere. Ho dimenticato il mio dovere. Allora, in realtà Aryan Samaja significa una società cosciente di Krishna. L'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Questo è Arya, non qualcosa di contraffatto. Qui, allora, qui Arjuna si sta esponendo dicendo sì, Karpanya Dosho, poiché ho dimenticato il mio vero dovere, Upahata Svabhava, sono confuso al riguardo della mia posizione naturale, sono confuso, non me lo ricordo più, dice Arjuna, che devo fare? Un po' come dovremmo fare un po' tutti noi, no? Che devo fare? Perché sono qua? Voglio essere felice. Come? Questo dovremmo fare, no? Come, ecco, Arjuna è proprio un acharya, oltre che un'aria è un acharya, cioè insegna con l'esempio. Questo significa acharya, colui che insegna con l'esempio. Allora, qual è il dovere di uno kshatriya? Che dovrebbe essere sempre attivo, ovunque ci sia una guerra, ovunque ci sia una battaglia, lui deve esserci, in maniera molto entusiastica. Uno kshatriya, se un altro kshatriya gli dice io voglio combattere con te, non può rifiutarsi. Sì, vengo, combattiamo, tieni la spada, immediatamente. Questo è lo spirito kshatriya. Ora, qui cosa sta succedendo? Invece Arjuna è un grandissimo kshatriya, un esperto guerriero, si è rifiutato di combattere. Quindi vuol dire che ha dimenticato il suo dovere, il dovere dello kshatriya, che è quello di combattere. Quindi ammette, sì, Karpanya dosha, pahata svabhava. Ho dimenticato il mio dovere, non so più qual è. Quindi sono diventato un avaro. Ora, quando si diventa avari, è da capire che questa è una condizione malata, di malattia. Qual è il tuo dovere? Per saperlo devi andare da qualcuno che sa dirti come guarire. Proprio come quando ci si ammala, si va da un medico e gli si chiede cosa devo fare, dottore? Io sto soffrendo a causa di questa malattia.
Allora, questo è il nostro dovere. Similmente, quando noi siamo confusi a riguardo del nostro dovere vero, perché noi possiamo urlare ai quattro punti cardinali, no, fieri, io sono impegnato in questo è il mio dovere, io sono impegnato in quest'altro dovere, ho tanti doveri, ma qual è il vero dovere? Come si fa a capire qual è il vero dovere dell'essere vivente? Dobbiamo chiedere a qualcuno che lo sa. No, non dobbiamo essere così tronfi, nel senso così superbi, no? Così vanagloriosi a pensare io lo so qual è il mio dovere. Oggi leggevo una frase di un cosiddetto guru che diceva la verità è dentro di te e fin qui va bene. E poi diceva vuoi saperla qual è la tua verità? Devi ascoltare la voce dentro di te. E questa voce dentro di te ti dirà qual è la verità e tu la seguirai, no? Devi guardarti, devi ascoltarti dentro. Come si fa ad ascoltarsi dentro, no? Cioè io sento effettivamente una voce che ha sempre lo stesso timbro, ma che mi dice cose differenti. Ora me ne dice una, ora me ne dice un'altra. Il timbro è lo stesso, il colore, la grana è sempre la stessa. Non so se ci abbiamo mai fatto caso. Sentiamo una voce che ha sempre la stessa tonalità, lo stesso colore, lo stesso timbro di voce, però a volte ci dice una cosa, a volte ce ne dice un'altra. Come faccio a capire che se è veramente Krishna, no, il Paramatma, o è la mente, o è un fantasma, che ne so io, che è un fantasma, no, che sta parlando, e come faccio? Ha lo stesso timbro, no? Mi devo ascoltare, già guardarsi dentro, chiudo gli occhi ed è buio. Ma ascoltarsi dentro è veramente difficile, no? Allora no, dobbiamo andare a chiedere a qualcuno, ma non a qualcuno così, il primo che passa. Dobbiamo chiedere a qualcuno che sa, e dopo Prabhupada spiegherà. Eh sì, lo dice proprio. Allora, quindi, attenzione, chi vuole saperlo. Sì, abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, quindi, cosa devo fare, signore, dottore? Una persona malata chiede, no? Similmente, quando siamo confusi a riguardo del nostro vero dovere, oppure lo abbiamo dimenticato, è cosa giusta andare da una persona superiore a noi e chiedergli cosa devo fare. Allora, chi è la persona più superiore, lo so che non si dice però rende molto, la persona più superiore di Krishna? Chi è al di sopra di Krishna? Una domanda retorica, nessuno. Quindi Arjuna dice Prichami Tvam significa a te, io chiedo a te. Perché questo è il mio dovere. Se io ho perso di vista il mio dovere, allora agirò in maniera colpevole, sbaglierò. E non è una cosa buona, non è una cosa bella. Così io devo chiedere a qualcuno che si trova in una posizione superiore alla mia, ovviamente. Questo è il dovere. Allora i Veda, le scritture vediche, le Upanishad ci vengono incontro e ci dicono tad vigyanartam sagurum eva abhigacet. Questo è il dovere spiegato dai Veda. E ora spiega cosa significa questo verso. Tad vigyanartam sagurum eva abhigacet. Sagurum, già dovremmo capire, gurum, no? Già, o comunque, vediamo. Tutti sono confusi. Tutti stanno soffrendo in questo mondo materiale. Tutti siamo confusi, eh? Non sappiamo dove devo andare, cosa fare. E anche quando facciamo quello che pensiamo sia giusto fare, poi alla fine della giornata comunque sentiamo un vuoto, no? Lo sentiamo un vuoto. Ora, possiamo non confessarlo, non confidarlo neanche all'amico del cuore, però alla fine della giornata mi sono scannato di lavoro, ho fatto tutto quello che per etichetta dovevo fare, ho fatto tutto, ma alla fine e fa pure caldo, soprattutto direbbe, pure si scoppia pure di caldo, come se non bastasse. Allora, no?
tutti stiamo soffrendo in questo mondo materiale, tutti siamo confusi, ma la maggior parte delle persone non andranno a cercarsi un guru autentico, no? E allora il fatto di non cercare un guru autentico denota una debolezza di cuore meschina. Karpanya dosha. Qui Arjuna, invece, Arjuna in questo momento sta venendo fuori da questo Karpanya dosha, da questa debolezza meschina di pensare come tutti pensiamo o abbiamo pensato, me la vedo da solo. Qua non c'è nessuno che sa dirmi, che può dirmi le cose che devo fare meglio di come posso fare io stesso. Nessuno può conoscermi meglio di me stesso, giusto? Molto spesso pensiamo così. Chi? Io mi conosco molto bene. Chi può conoscermi meglio di quanto mi conosco io? Quindi chi può dirmi cosa fare se non io stesso? Ecco, questa si chiama debolezza meschina, è una debolezza di cuore, no? Ridai ador baliam. È una... si è deboli di cuore, si è proprio piccoli, no? Non si deve, bisogna essere umili, che non significa piccoli, umili significa veramente grandi, essere veramente grandi, aver capito come stanno veramente le cose. Allora Arjuna in questo momento invece sta tirandosi fuori da questa debolezza meschina, come? Chiedendo a Krishna, ponendo domande a Krishna, prichami Tvam, a te, a di fronte Krishna, quindi a te Krishna, mio caro Krishna, tu sei la persona suprema, io lo so, tu sei Krishna, e io sono confuso, in realtà io ho perso di vista il mio dovere, quindi io lo chiedo a te, qual è il mio dovere? Allora, voi, dice Prabhupada, tutti noi, dobbiamo approcciare, avvicinare la persona suprema. La persona suprema significa Krishna, o il suo rappresentante, che non è differente da Krishna, pur essendolo. Lo ripeto, il puro rappresentante di Krishna non è differente di Krishna, però lo è, però è differente effettivamente, non è Krishna, però poiché ripete solo quello che ha detto Krishna, non è differente da Krishna. Tutto regolare, vedo che... Allora, tutti gli altri che pensano che no, io me la vedo da solo, purtroppo sono sciocchi e rascals, mascalzoni. Se tu approcci una persona, un guru, se tu avvicini un guru che non è un rappresentante di Krishna, tu stai avvicinando un mascalzone. Quindi come potrai essere illuminato da questo falso guru? Tu devi avvicinare Krishna oppure un suo rappresentante. Questo è richiesto. Tadvijnanartam sagurumeva vigacet. Chi è un guru? Samitani shrutriyam brahmanishtam. Un guru è completamente cosciente di Krishna. Brahmanishtam. E shrutriyam. Shrutriyam è un'altra caratteristica del guru, quindi una caratteristica del guru è brahmanishtam, che è perfettamente cosciente di Krishna. Perfettamente cosciente di Krishna non è qualcosa di astratto, qualcosa di insondabile o di non verificabile. Una persona cosciente di Krishna la riconosci subito, perché come una persona cosciente, non so, della Roma, Associazione Calcio Roma, parlerà sempre di Totti, non so, gioca ancora Totti? Non lo so, è da un po' che... un po' fuori, non so perché... Allora, parla sempre di quello, è lo stadio, è la schedina, ha fatto quello, Coppa Campioni, Coppa di quello, Coppa di quell'altro, parla solo di quello, quindi è cosciente della Roma, uno capisce, questa persona è proprio cosciente della Roma, calcio, associazione sportiva calcio, perché parla solo di quello, quindi se parla solo di quello vuol dire che pensa solo a quello, e se parla solo di quello e pensa solo a quello, agirà soltanto in quella previsione lì, in quella direzione lì. Per andare allo stadio, per comprarsi la maglietta di Roma, il cappellino, la sciarpa, l'abbonamento, le trasferte, pensa, lavorerà soltanto per, è cosciente di... Allora, ho fatto esempio Roma, giusto per alleggerire un po', però qualunque cosa, cosciente di qualunque cosa, una persona cosciente, consapevole di qualcosa, pienamente consapevole di qualcosa, è colui il quale pensa solo a quella cosa e lo vedi perché agisce di conseguenza. Oh.
Allora, una per un guru, guru autentico, guru significa, non è che significa ognuno c'è il suo guru, c'è un guru di quello, un guru di quell'altro, vari tipi di guru. Guru significa soltanto una cosa, full Krishna consciousness, dice Prabhupada, una persona completamente cosciente di Krishna. Perché? Allora, Prabhupada che faceva? Parlava di Krishna, cantava Hare Krishna, mangiava solo Krishna Prasadam, predicava la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, che sono Krishna Katha. Krishna viene, cioè, cosciente di Krishna, va bene? Risveglia la coscienza di Krishna nel cuore delle persone, quindi vuol dire che è una persona cosciente di Krishna. Quindi questa è la prima caratteristica che deve avere un maestro spirituale, perché molto spesso a un certo punto del proprio cammino spirituale si affaccia la domanda, no? Ma a riguardo del guru, come lo riconosco io un guru? No? Cos'è un guru? Chi è un guru? Allora, un guru ha questa caratteristica, ci dice Prabhupada. Un guru è pienamente cosciente di Krishna. E poi è un'altra caratteristica fondamentale. Shrotriyam. Shrotriyam significa che ha ascoltato a sua volta la conoscenza da Shrotriampata, cioè da una autorità superiore. Se guardiamo Prabhupada e poi alziamo un po' gli occhi, vediamo Shrotriapata, cioè una persona che è al di sopra di Prabhupada. E Prabhupada stesso poi, qualora non bastasse il quadro per capire, no, l'immagine visiva, così l'impatto visivo per capire, beh, se c'è un quadro superiore a lui vuol dire che c'è qualcuno al di sopra di lui dal quale lui ha ascoltato, è vestito uguale, c'ha lo stesso sacchettino, poi uno va a vedere, parlava di Krishna come parla Prabhupada, quindi vuol dire che il maestro, la seconda caratteristica del maestro spirituale è che a sua volta ha ascoltato il messaggio trascendentale da un anello precedente, da un maestro precedente. Allora, maestro spirituale, per essere maestro spirituale, innanzitutto bisogna essere stati discepoli. Un bravo maestro spirituale è colui il quale è innanzitutto stato un bravo discepolo. Perfetto maestro spirituale è colui il quale è stato un perfetto discepolo del suo maestro spirituale. Ma anche il suo maestro spirituale, ora, questo muro non è che tanto alto, però ci sono, diciamo, 31 anelli precedenti, ma quelli principali, poi ce ne sono molti di più. Non so, aspiriamo effettivamente ad un palazzetto cielo-terra al centro di Roma. Però per quanto alto non si può arrivare fino a Krishna, non siamo come Ravana che vogliamo arrivare, Ravana quella è un'altra storia, la racconteremo. Era un materialista che voleva costruire questo palazzo enorme, una scala enorme, enorme, enorme per arrivare su fino ad a Krishna. Non si può, no? Allora, la stessa maniera, su ci sono altri maestri spirituali, una catena, guru, parampara, e arriva fino a Krishna, il primo anello e Krishna. Krishna sarvasya chaham ridisan visto vedais cha sarvair aham eva vedio, da me provengono i Veda, io sono colui il quale enuncia i Veda, conosce i Veda, sono la fonte dei Veda, è colui il quale anche deve essere conosciuto studiando i Veda. Allora, questa è la seconda caratteristica del guru. Deve aver ascoltato a sua volta da un altro guru, il quale a sua volta da un altro guru, su. Ok, queste sono le due caratteristiche per riconoscere un maestro spirituale. Evam parampara praptam imam rajarsha yovidu, recita la Bhagavad Gita. C'è una parampara, una catena, parampara, che non cambia niente, ogni anello non si è inventato qualcosa, non ha cambiato niente, esattamente così come Krishna ha enunciato la conoscenza. Così ci arriva a noi, si arriva a noi attraverso questa parampara, senza alterazioni. Allora, qui noi dobbiamo imparare da Arjuna, che quando era perplesso, quando aveva dimenticato il suo dovere, quindi era immerso nel dubbio, preda del dubbio, dobbiamo imparare da lui e fare come lui e avvicinare Krishna. Proprio come Arjuna ha fatto. Così, se voi dite, dov'è Krishna? Krishna non è qui, ma il rappresentante di Krishna c'è. Non è che possiamo prenderla come scusa, per Arjuna era facile, perché Krishna ce l'aveva davanti, e noi,
Noi non ce l'abbiamo Krishna davanti, giusto? Era facile per Arjuna, no? Ce l'aveva davanti e gli poteva porre tutte le domande che voleva, no? Però uno potrebbe dire, ma io non ce l'ho Krishna davanti, dov'è Krishna? Non è che neanche posso pretendere che ora Dio, la persona suprema, venga davanti a me, quindi pazienza, e devo fare, vabbè. Fossi nato 5.000 anni fa, ancora forse, però adesso, pazienza, e allora vuol dire che devo fare altre cose, vuol dire che non è per me, prossima vita. E lì uno inizia a credere alla reincarnazione, tira in ballo per convenienza la reincarnazione, prossima vita, No. Perché c'è il rappresentante di Krishna che, come abbiamo detto, essendo rappresentante di Krishna, ci ripete esattamente le parole di Krishna e quindi non è differente da Krishna. Noi dovremmo avvicinarlo. Questo è proprio il consiglio che ci danno i Veda. Tad vijnanartham sagurum eva abhigacet. Uno deve avvicinare un maestro spirituale. Dobbiamo avvicinarlo a un maestro spirituale. E Guru significa in realtà Krishna. Krishna è il guru originale. Tene Brahma Ridaya di Kavaye Muyanti Yatsuraya. Janma Dhyasya Yatahan Vayati Taratas Charteshua Vigya Svarat. Devi avvicinare un maestro spirituale. Questo è il guru, questo è il concetto di guru. Prendiamo Brahma, per esempio. Brahma, primo essere creato in questo mondo materiale, il più potente essere in questo mondo materiale. Poiché egli era la prima creatura creata in questo universo, e persino lui ha accettato un guru, e non c'era nessun altro, eppure lui ha accettato un guru. Infatti noi apparteniamo alla Guru, alla Brahma Sampradaya. Ci sono quattro Sampradaya, quattro catene. Prabhupada sta spiegando, ci sono quattro catene: la Brahma Sampradaya, la Shri Sampradaya, la Rudra Sampradaya, la Kumara Sampradaya. Tutti questi sono Mahajan, grandi personalità che diffondono la conoscenza vedica. Allora Brahma è uno di questi Mahajan, una di queste grandi autorità in materia spirituale. E voi vedrete nel dipinto che riguarda Brahma, nei libri c'è, non nella Bhagavad Gita ma in altri libri, Bhagavatam, c'è un dipinto, c'è Brahma con i Veda nelle mani. Allora, Brahma fu il primo ad enunciare i Veda in questo mondo materiale. Ma da dove lui ottenne la conoscenza vedica? La conoscenza vedica, ricordiamo, è apaurusheya. Apaurusheya significa che non è fatta da uomini, è fatta da Dio. Dharmantu sakshat bhagavat pranitam significa questo, è solo Dio che traccia il sentiero della conoscenza spirituale. Così, come Dio, come Krishna diede a Brahma questa conoscenza? Tene Brahma Rida. Brahma significa conoscenza vedica, Shabda Brahma, Tene. Krishna rivelò la conoscenza vedica a Brahma nel suo cuore. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Quando Brahma fu creato era confuso. Prabhupada dice anche Brahma, che è l'essere più elevato in questo mondo materiale, era confuso, era in channa, come channa dal, che è coperto, no? Channa significa coperto, poi dentro se lo apri c'è l'altro dal, però channa significa coperto. Coperto da che? Da che è coperto? Non il dal, intendo, non il legume, la lenticchia. Siamo coperti. Prabhupada dice, quando noi veniamo in questo mondo, siamo tutti in channa, siamo tutti coperti. Da che? Che cosa fa l'energia materiale? Copre con che cosa? Con maya. Che significa maya? L'illusione. L'illusione ci getta in una condizione di ignoranza. Quindi siamo coperti dall'ignoranza, in ultima analisi.
L'illusione significa che tu scambi lucciole per lanterne, fischi per fiaschi, quindi ignori la realtà delle cose, no? Questo significa Inchanna. E anche Brahma, pensi a Brahma, che noi proprio cannocchiale di quelli potenti proprio, neanche riusciremo a vederlo. E anche noi siamo Inchanna, in ignoranza, coperti dall'illusione materiale, come dicevano giustamente i devoti. Allora, anche Brahma, quando fu creato, era perplesso. Che devo fare? Qual è il mio dovere? Qui tutto è buio. E allora meditò su Krishna. E Krishna gli diede la conoscenza. Il tuo dovere è questo, devi fare quest'altro, non fare questo. Tene Brahma ridaya adikavaye. Brahma è adikavaye, cioè la creatura originale in questo mondo materiale, la prima. Ma in realtà il guru è Krishna. E qui Krishna lo sta consigliando nella Bhagavad Gita. Ma tanti sciocchi e mascalzoni non accettano Krishna come guru. E allora cosa faranno? Andranno, si recheranno da qualche altro sciocco e mascalzone e furfante, da qualcuno, da qualche persona peccaminosa, e lo accetteranno comunque come guru, perché la natura dell'essere vivente è quella di essere dipendente. Non siamo indipendenti, siamo dipendenti, siamo piccoli, comunque dobbiamo affidarci a qualcuno, comunque dobbiamo dire grazie a qualcuno, eh? Tutti dobbiamo ringraziare qualcuno. Anche per realizzarci spiritualmente dobbiamo rivolgerci a qualcuno, come diceva Prabhupada in questa conferenza, a qualcuno che si trova in una posizione superiore alla nostra. Sì, la verità è dentro di noi effettivamente, però ci vuole qualcuno che la tiri fuori, che la riporti alla luce, come un ostetrico. Il bambino è dentro, ma l'ostetrico aiuta la mamma a portare alla luce il bambino che già ha dentro il suo grembo, però ha bisogno d'aiuto. Anche una mamma, una cosa così naturale, ha bisogno di un ostetrico, no? La verità è dentro di noi, certo. Infatti. Allora, il guru è Krishna. E dobbiamo accettare un guru. L'esempio di come si fa è proprio dato da Arjuna. Prichami Tvam. Chi è questo Tvam? Krishna. Krishna, a te. Arjuna dice, a te rivolgo domanda. A te chi? Krishna. E Krishna dice, perché lo stai chiedendo a me? Dharma sammuda cetà. Perché io sono confuso sul mio dovere, sul mio vero Dharma. Dharma significa dovere, quello vero. Dharman tu sakshat bhagavat pranitam. Io lo chiedo a te, dice Arjuna, perché Dharman tu sakshat bhagavat pranitam. Il sentiero del vero Dharma lo traccia soltanto Dio. Io sono sammuda cetà, sono confuso nel cuore, profondamente. Allora, cosa devo fare? Yachreya. Qual è in realtà il mio dovere? Shreya. Ci sono due parole, Shreya e Preya, che sono simili ma hanno un significato completamente opposto. Shreya, Preya. Preya significa ciò che dà un gusto immediato, ciò che immediatamente dà piacere. Mentre Shreya significa lo scopo ultimo, lo scopo finale, lo scopo supremo. Allora, ci sono queste due cose. Fa un esempio Prabhupada per far capire che cosa significa Shreya, Preya. Proprio come un bambino vorrebbe giocare tutto il giorno. Questa è la natura fanciullesca, no? Questo è Shreya, che vorrebbe giocare tutto il giorno. Non vorrebbe accettare nessun dovere. No, no dovere, solo piacere. Shreya, giocare su... Preya, questa è Preya. Shreya invece significa che tu devi accettare un'educazione in modo che in futuro la tua vita sarà una buona vita. Questo è la differenza tra Shreya e Preya. Allora Arjuna non sta chiedendo a Krishna Preya. Egli, Arjuna, sta chiedendo istruzioni, informazioni da Krishna, non
allo scopo di confermare il suo preia. Significa godimento immediato, no? No, come un bambino che pensa che vorrebbe giocare tutto il giorno, no. Invece in questo momento Arjuna arriva ad una piattaforma di coscienza di Krishna, perché è intelligente, e allora chiede Shreya, non Preya, Shreya. Yashreya Shat, infatti, dice questo verso. E qual è in realtà il vero scopo della vita? Yashreya Sham Nishitam. Nishitam significa senza alcun errore, senza alcun errore. Nishitam. Nishitam significa che non contiene errori all'interno, che non ha bisogno di essere sperimentata e ricercata, è già stabilito. Allora, questa è la decisione finale, perché noi, col nostro piccolo cervello, non possiamo capire veramente qual è questo bene supremo che non contiene errori all'interno di sé. Non possiamo con questo piccolo cervello arrivare a questa conoscenza così elevata. La conoscenza trascendentale significa che va al di là anche di questo piccolo cervello. Non ce la facciamo, non possiamo sforzarci, arrampicarci. Dove arriviamo? Comunque alla fine c'è la morte. E come fare ad arrivare oltre la morte? Non possiamo con questo cervello. Grandi scienziati ci hanno provato. Einstein, dice Prabhupada, dov'è Einstein adesso? No, non ce l'ha fatta neanche lui. E chi può dire di essere più intelligente di Einstein? Allora, se non ce l'ha fatta lui... Allora, così gentilmente dice Arjuna, per favore, parlami di questo. Shishasteam. Arjuna, Krishna dice, perché dovrei parlarti? Lo mette alla prova, no, Krishna? Arjuna dice, per favore, parlami. Dimmi cosa devo fare. E Krishna dice, perché? Perché dovrei parlarti? E Arjuna dice, Shishasteham, ora ti accetto come mio guru, io divento il tuo Shisha. Shisha significa discepolo. Shisha, qualunque cosa tu dirai io lo accetterò. Questo è Shisha. Tutti dobbiamo diventare Shisha, no? Shisha di un maestro spirituale autentico, però. Allora, così questa conoscenza della Bhagavad Gita contiene tutto, la Bhagavad Gita contiene tutto, allora noi dobbiamo accettarla e diventare Shisha, discepoli della Bhagavad Gita, ossia di Krishna e del suo rappresentante autentico. Shishaste ham, io divento tuo discepolo, dice Arjuna, così dobbiamo diventare noi, no? Volontariamente arrenderci a Krishna. E qual è, dice ancora Arjuna, Krishna lo mette alla prova, no? E qual è la prova che tu sei diventato il mio Shisha, il mio discepolo? Arjuna risponde, Shadimam fam prapannam, ora sono completamente arreso a te, quindi sono tuo discepolo. Da lì si vede, no? Il maestro spirituale, un discepolo si vede, si riconosce dal fatto che è completamente arreso al maestro spirituale. Ora sono arreso a te. Che vuoi di più, no? Quale altra prova? Prapannam, completamente arreso a te. Allora, questa conoscenza è richiesta. Come trovare il vero guru e come arrendersi a lui. Guru non significa che io mi prendo un guru, così, come se fosse un fornitore, colui il quale fornisce, ci fornisce tutte le nostre, fornisce tutto ciò che noi richiediamo. Mio caro guru, io soffro, puoi darmi una medicina? Sì, prendi questa medicina. No, questo non è il guru. Se noi stiamo soffrendo per qualche malattia, allora deve andare dal medico. L'attività del maestro spirituale non è di darci le medicine. L'attività del maestro spirituale è quello di darci Krishna.
Krishna sei tomara, Krishna dite para. Un Vaishnava prega così il proprio guru, eh? Sarebbe bello impararlo, no? Questa preghiera. Prabhupada ce la consiglia, dice: un vero Vaishnava, un vero devoto, dovrebbe pregare così il suo guru: Signore, tu sei un devoto di Krishna, e allora puoi darmi Krishna se vuoi, no? Pregare. Questa è la posizione del discepolo, perché l'impegno del maestro spirituale è di dare a te Krishna, non di darti cose materiali. Per le cose materiali ci sono così tante altre istituzioni, ma se tu vuoi Krishna, devi accettare un guru. E chi chiederà un guru? Chi? Il guru non si accetta mica per moda. Oh, ho un guru. Adesso mi cerco un guru perché va di moda. No. Guru significa una persona molto seria, molto grave. Tasmad gurum prapadyete, prapadyeta. Bisogna cercare un guru. Perché? Jigyasu Shreya Uttamam. Un guru è colui il quale è esperto a riguardo del Supremo. È il vero discepolo è colui il quale è curioso, indaga a riguardo del Supremo, della verità suprema. Non che si accetta un guru per moda, proprio come si prende un cane, per moda. No. Guru significa colui il quale può darci Krishna. Questo è guru. Krishna sei tomara. Perché Krishna è il guru, e questo è stabilito nella Brahma Samhita. Vedeshu Durlabham Adurlam Amatma Bhakto, Vedeshu Durlabham. Questo verso della Brahma Samhita significa che Krishna è inaccessibile. Studiando i Veda è impossibile arrivare a conoscere Krishna. È impossibile. Su Durlabham, Durlabham. Ma diventa accessibilissimo se si sviluppa una pura devozione. Se tu vuoi cercare un guru, sebbene i Veda significhi conoscenza, però è vero pure che lo scopo finale della conoscenza è comprendere Krishna. Vedaischa sarvair aham, dice Krishna Eva Bedio. Io sono colui il quale deve essere conosciuto studiando i Veda. Hai studiato i Veda? Sì. Hai capito che Krishna è la verità ultima, Krishna è Dio la persona suprema, bisogna sottomettersi a lui? No, e allora non hai studiato i Veda veramente, perché i Veda dicono questo. Allora, questa è l'istruzione. Se tu in maniera indipendente vuoi studiare i Veda, così come ci sono tanti furfanti che dicono: noi studiamo i Veda. E cosa vuoi comprendere tu dei Veda? Cosa vuoi capirci tu dei Veda? Cosa capirai mai dei Veda? I Veda dicono tad vigyanartam sa gurum eva bigacet. E tu vuoi comprendere i Veda studiandoli da soli? Studiandoli da solo? I Veda dicono che devi avvicinare un maestro spirituale autentico, che lui ti può spiegare qual è la verità assoluta. Non è che semplicemente acquistando un libro Veda tu comprenderai i Veda, no. Il Vedanta significa Veda Anta. Anta significa lo scopo finale. Veda significa conoscenza. Vedanta significa lo scopo ultimo dei Veda. Veda Anta. Anta scopo ultimo, Veda conoscenza. Qual è lo scopo ultimo dei Veda? Come si chiama Prabhupada? Bhakti Vedanta. Allora, già nel nome c'è l'insegnamento supremo, quindi figuriamoci. Allora, Anta, lo scopo ultimo della conoscenza, Veda è Bhakti. Cioè, Bhakti significa? Chi lo sa? A parte chi lo sa già. Jai Shishinita Sachinandanaki Jai. Fabio, proprio, tu sai che significa Bhakti? Bhakti. Amore e devozione per Krishna.
Bhakti Vedanta, quindi lo scopo ultimo della conoscenza è sviluppare amore per Krishna. Allora, il Vedanta non è qualcosa di a buon mercato. Senza diventare Brahmana, nessuno può comprendere i Veda. Quindi c'è una limitazione. Senza diventare Brahmana, a nessuno è permesso studiare i Veda. Altrimenti è una sciocchezza, è un'insensatezza. Cosa vorrei comprendere mai dei Veda? Quindi Vyasadeva, dopo aver compilato i quattro Veda principali, dopo aver diviso i quattro Veda, compilò il Mahabharata, perché i Veda, l'argomento, la materia dei Veda è molto difficile da comprendere. Siamo tutti Shudra, è spiegato, ci sono delle categorie, no? Che hanno difficoltà a comprendere questa elevata filosofia, questa elevata conoscenza. Siamo tutti Sudra in Kali Yuga, siamo tutti di quarta categoria, quindi è molto difficile comprendere. Non si può. Allora, innanzitutto bisogna situarsi su una piattaforma braminica: veridicità, equanimità, pulizia, misericordia, conoscenza. Ci sono delle caratteristiche, no? Allora sì, potrai approcciarti ai Veda. Diversamente, che vorrei capire mai dei Veda? È una sciocchezza. Quindi i Veda dicono tad vigyanartam sagurum, devi eva vigacet, significa proprio devi, è un imperativo. Tad vigyanartam sagurum eva vigacet significa devi, è proprio un imperativo, devi avvicinare un maestro spirituale. E che cosa sono questi Veda? Vedaish cha sarvair aham eva vidyo. Veda, lo studio dei Veda, deve portare a comprendere Krishna. Comprendere Krishna significa arrendersi a lui. Questa è conoscenza vedica, quella reale. E allora Krishna dice, prapannam, sono arreso a te. Arjuna, grazie. Arjuna dice, sono arreso a te. A Krishna. Ora, mi arrendo a te. Non voglio più parlare con te, dice Arjuna a Krishna, non voglio più parlare con te come se stessimo allo stesso livello, come se conoscessimo le stesse cose, no. Allora Arjuna è un giusto, no? Ma prima stava pensando su una piattaforma materialistica, quindi stava anche agendo in maniera materialistica. Stava dicendo tante cose, abbiamo visto nel capitolo 1 della Bhagavad Gita, no? Stava adducendo delle motivazioni materialistiche, proprio come farebbe qualunque bravo materialista. Allora, ma la conoscenza vedica è spirituale, uttamam, al di là delle tenebre dell'ignoranza, suprema. Questo è Shreya, uttamam, yashreya sham nishitam, esatta, la conoscenza vedica è esatta. Non c'è questione di cambiarla. Le istruzioni ci sono date da Krishna. E qual è l'istruzione finale? Sarva dharmam parityajam mamekam sharanam vraja. Krishna dà nella Bhagavad Gita alla fine 18.66 l'insegnamento finale, supremo. Abbandona ogni tentativo di vedertela da solo e abbandonati mamekam, solo a me, a nessun altro. Non stare lì a tirare in ballo Dharma, quella religione, quell'altra religione, la mia filosofia, quello, quell'altro. Non perdere tempo, ci dice Krishna, no? Non perdere tempo. Sarva Dharmam Parityaja, lascia tutto e abbandonati a me soltanto. Questo è lo scopo della vita, no? Poi ci lascia liberi. Anche ad Arjuna gli dice, hai capito adesso? Ti è tutto chiaro? Perché se no ricomincio. E Arjuna dice, sì. Tutto chiaro, adesso farò quello che tu mi dici, ora sono pronto a combattere. Arjuna è intelligente, noi diamo prova di esserlo un po' di meno, quando diciamo, sì, però... No, non c'è però, sì e basta. Poi è chiaro, no, piano piano è un percorso, non è che dici, uno non si deve arrendere in maniera cieca, fanatica, senza aver capito,
Ecco perché Krishna parla ad Arjuna. Gli parla, però noi dobbiamo ascoltare, come Arjuna ha ascoltato. Krishna parla, ma Arjuna ascolta. E ascoltiamolo Krishna, no? Ascoltiamolo. Krishna dice, conclude, è finita la conclusione, dice grazie mille. Jai Shri Prabhupada ki jai. Krishna dice, vuoi conoscermi? Sì, dice Arjuna, sì, noi dovremmo dire sì. Allora, vuoi conoscermi? Sì. Sì. Ah, ok. Allora, vuoi conoscermi? Sì. Allora, c'è un solo modo per conoscere Krishna. C'è un solo modo. Dice, io posso essere conosciuto soltanto attraverso il servizio di devozione. Soltanto attraverso il servizio di devozione è possibile conoscere me, il Signore Supremo, così come sono. E solo col servizio di devozione è possibile ritornare nel regno supremo, trascendentale, Goloka Vrindavana, nel regno di Dio, solo così. Quindi Prabhupada è venuto a darci proprio questo metodo, è venuto a darci il metodo del servizio di devozione. Questo è Bhakti Yoga. Bhakti Yoga non significa le posizioni, no? La respirazione, le asana, le posture, no? Non significa questo, yoga. Yoga significa bhakti. Bhakti significa servizio di devozione. Allora Prabhupada è venuto e ci ha insegnato la semplice pratica del servizio di devozione. Ora, il servizio di devozione è molto semplice, non ci sono limitazioni, non è che uno può dire però questa cosa qui io non posso farla, quindi io non posso impegnarmi in servizio di devozione, allora non posso, devo necessariamente fare un altro yoga. Tutte scuse, no? La bhakti non ha dipendenze, non è dipendente da qualcosa, da qualche fattore esterno. Allora Prabhupada è venuto a insegnarcelo e si possono fare tante cose per Krishna. Per esempio. Allora, noi sappiamo che si possono fare tante cose per Krishna, no? E questo, siccome questo qui è un seminario, ma non è soltanto teoria, è una specie di laboratorio anche, no? Perché c'è una prova, c'è una riprova, tutti possono constatarlo, c'è un metodo di verifica, no? Per poter vedere se veramente attraverso il servizio di devozione io posso sviluppare coscienza di Krishna, no? Lo posso sentire veramente che cresce la mia coscienza di Krishna, la purificazione io la posso sperimentare. E allora, per esempio, possiamo inaugurare adesso, lo sappiamo che ci sono questi seminari sulla grazie Madhaji, Hare Krishna. Ci sono questi seminari sulla Bhagavad Gita e poi, no, si parla di queste cose interessanti, ne parliamo insieme. Oggi non c'è stato molto tempo per le domande, però se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa di impellente, sì, ora chiediamo anche su internet, può farlo, eh. Allora, poi rispettiamo il prasadam, no? Mangiamo insieme. Allora, se volete, c'è un'opportunità di servizio in qualunque momento, per esempio anche in questa occasione qui. Ripeto, si possono fare miliardi di cose per Krishna. Se qualcuno vuole, c'è subito un'opportunità. Voi sapete che dopo aver rispettato Prasadam si ripulisce il tempio. I devoti solitamente dopo aver rispettato Prasadam, prima di andare a letto, ripuliscono il tempio. Se qualcuno può, vuole, ha del tempo, vuole sperimentare, come una specie di laboratorio, fare un piccolo servizio per Krishna, piccolissimo, può, insieme magari ai devoti, dopo possiamo dare una rassettata veloce al tempio. Anche quel mettere a posto i cuscini, dopo aver rispettato Prasadam, no? Dopo aver mangiato questo cibo, quello è il servizio devozionale. E tutti possono sperimentare la gioia che ne deriva. Tutti possono prendersi tutti possono concedersi un po' di servizio di devozione. Questo è il nostro diritto, in realtà. Non è un dovere, non è un lavoro. Non è come un lavoro, solo doveri. Noi abbiamo il diritto di assumerci questo dovere. Può sembrare un dovere, ma noi abbiamo il diritto di assumercelo questo dovere. Il dovere è il diritto della liberazione. Noi abbiamo il diritto di liberarci dall'ignoranza che ci tiene lontani da Krishna, che è l'ombra di Krishna. Noi dell'ombra proprio non sappiamo che farcene. Anche l'ombra di Krishna è trascendentale, effettivamente, perché l'ombra di Krishna è Maya, che è una pura devota, ma quello è un altro discorso. Per noi Maya significa tenebre dell'ignoranza e quindi sofferenza.
poi realizzeremo come mai effettivamente siamo una pura devota, no? Però per l'anima condizionata, la nostra condizione Maya è veramente in questo senso il demonio, cioè l'assenza di Krishna, in questo senso. Quindi va combattuta, tra virgolette, con l'arma trascendentale della conoscenza e del distacco. Quindi chi vuole, dopo, può, insieme ai devoti, tutti quanti insieme, provare a fare questo piccolo laboratorio di servizio di devozione. Krishna assicura, impegnandosi in servizio di devozione, è possibile conoscere me e tornare da me, non me. Me Krishna. Ok, va bene. Allora, c'è qualcuno da internet anche? Sì. Chi è? Ale. Hare. No, no, Ale. 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 Oh. No, Ale. Quello è Hare Krishna. Ale, Hare Krishna. Ale. Scusa, a quest'ora bisogna un po'. Dice, cosa pensate di Narayana, il fratello di Prabhupada? Cosa? Cosa pensate di Narayana? Il fratello di Prabhupada, si può prendere rifugio in lui? Allora, sicuramente il fratello di Prabhupada, chiunque, figli, la moglie, il padre, sicuramente. Infatti, certo. Sicuramente, però. Ah, beh, pensavo Narayana, non sapevo, magari c'era un fratello di nome Narayana di Prabhupada, che non conosco l'albo genealogico, forse intende il confratello. Comunque, in un caso o nell'altro. Prabhupada, Srila Prabhupada è l'acharya, fondatore del movimento internazionale per la coscienza di Krishna, è colui il quale, su ordine di Srila Bhaktisiddhanta, suo maestro spirituale, è venuto in Occidente, e non solo in Occidente, è andato dappertutto, India compresa, tutto il globo, in 12 anni ha fatto 14 volte il giro del mondo, e ha diffuso la coscienza di Krishna nella sua più elevata comprensione, ossia ha elargito a tutti l'opportunità di fare servizio di devozione. Srila Prabhupada ha detto, questo movimento intende impegnare tutti almeno in un piccolo servizio a Krishna. Tutti quanti possono essere impegnati almeno in un piccolo servizio a Krishna, perché quel piccolo servizio a Krishna assicurerà una forma umana nella prossima vita e quindi assicurerà molto presto la perfezione spirituale. Allora, altri magari avevano le possibilità, avevano le potenzialità, però non l'hanno fatto. Sicuramente ci sarà un motivo che non c'è dato di sapere, però ecco, confratello, Prabhupada l'ha fatto. Allora, sicuramente ci sono tanti puri devoti, ma la Prabhupada, io lo vedo quello che ha fatto, ma non soltanto io, lo possiamo vedere tutti. Ha tradotto Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Sri Upanishad, ha scritto tante lettere, ha tenuto tante conferenze, dialoghi, lezioni, come quelle che stiamo leggendo. Ha dato prova di sapere, di conoscere il modo per liberare i propri discepoli dall'ignoranza del mondo materiale. Ha dato un metodo anche molto facile, alla portata di tutti. Sicuramente, se ci sono altri puri devoti, presenti, non presenti, se prendiamo rifugio in Srila Prabhupada, sono anche loro contentissimi. Sicuro. Allora, siccome abbiamo poco tempo, meglio non perdere tempo, non che sia una perdita di tempo, ma, però meglio non impegnarsi in ma forse lì, è già pronto a disposizione e reperibile questa conoscenza trascendentale. Poi da chi viene viene, adesso è venuta da Srila Prabhupada e noi offriamo i nostri omaggi a Srila Prabhupada, quindi approfittiamo della opportunità che Prabhupada ci ha dato e torniamo da Krishna seguendo le orme di Srila Prabhupada, ossia seguendo le sue istruzioni. Non arrovegliamoci tanto. Puro devoto non ce n'è solo uno, ci sono infiniti puri devoti, siamo tutti puri devoti. Come? Certo, bisogna portare grande rispetto a tutti. Infatti ecco perché quando i devoti si incontrano si offrono gli omaggi perché l'anima spirituale è un puro devoto di Krishna, e si offrono gli omaggi anche perché a fianco all'anima spirituale, in questo scafandro chiamato corpo materiale, c'è l'anima suprema, c'è Krishna. Quindi i devoti si offrono gli omaggi, quindi anche a elevati Vaishnava, come il succitato, summenzionato. Però Srila Prabhupada, uno è sicuro di non sbagliare. Ripeto, non che altrove sbaglierebbe, però lì è sicuro proprio che non sbagliamo. Meglio non approfittiamo, no?
Ok. Vedevo una terza cosa? No, sì, sì, una... ok. Con fratello diceva Prabhupada. Certo. Allora, non voglio la sofferenza prolungarla ancora molto, perché avete, tutti hanno il prasadam davanti e... ok? Allora, Sharira Avidyaja... No, allora, prima... Garantaraja Srimad Bhagavad Gita, così come Kijai, Srila Prabhupada Kijai, Shishinitai Sachinandana Kijai, Nitagora Premanande Hari Hari Bol. Ricordiamo tutti gli amici e le volte anche qui presenti che domani andrà in replica questo programma alle ore 3, questa conferenza sulla, sulla Bhagavad Gita alle ore 15 domani pomeriggio, sempre sullo stesso sito. Se ci sono domande tra i presenti, qualche, magari qualche argomento vogliamo approfondire, possiamo farlo di fronte a un buon piatto di prasadam, speriamo buono, se Krishna l'ha accettato. E ora cantiamo Sharira Avidya Jala. Abbiamo risposta di Ale, grazie, siete meravigliosi. Ale, sei meraviglioso tu, perché qui grazie, grazie Ale, non so se è Alessandra, Alessandro. Se puoi vienici a trovare e comunque rimani in contatto con Srila Prabhupada, col tempio e con chi sta cercando di servirlo. Jai Sharira Avidya Jal Jodendriyata Ekala Jive Pelle Vishaya Shagare Dharma Die Jivayati Lobamaya Sudurmati Takeje Takatina Samsare Krishna Baro Doya Moi Kori Bare Jiva Joy Sva Prasada Natilu Bai Se Anamrita Pao Radha Krishna Guna Gao Preme da Koshri Chaitanya Nitai Jai Nitai Jai Nimai Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Srila Prabhupada ki jai, Nitagora Premanande, Hari Hari Bol, Mahaprasadam ki jai, buon appetito, Hare Krishna. Sì, sì, sì. Hari Ram.
Yeah.